Buongiorno e benvenuti al nostro videogiornale. L'Assemblea diocesana. È stato un momento di incontro e forte condivisione, il tradizionale appuntamento che la comunità diocesana ha vissuto anche quest'anno nell'ottica di una Chiesa aperta e accogliente. Un laboratorio in cui sono state definite le linee programmatiche del prossimo anno pastorale. Linee che a settembre, dopo opportuno discernimento, il Vescovo offrirà all'intera diocesi. La domenica, e quindi la liturgia domenicale è un luogo privilegiato di incontro con il risorto innanzitutto e con i fratelli. Fondamentale anche che ci sia questo rapporto diretto tra la liturgia e la vita quotidiana. Far proprio la parola di Dio e poi testimoniarla anche alle persone più lontane, ai nostri vicini di casa, ma non solo, persone che apparentemente possono essere lontane dall'ambiente ecclesiastico. Questo è molto importante e soprattutto uscire dalla messa domenicale con una gioia, con una voglia di vivere e di diffondere questa parola. Le esortazioni hanno fatto i parroci, no, a fare qualcosa di fattivo, di concreto, no? Oltre alla preghiera, assistere alla celebrazione delle sante messe, e mi sono dedicato parecchio alla Caritas, e in particolare all'Emporio Sette Ceste. Tornare a casa la sera e avere la consapevolezza che abbiamo aiutato qualcuno nel limite delle nostre possibilità mi dà un senso di gioia e di pienezza, no? Ha fissato l'attenzione sul fatto che non dobbiamo mai separare la liturgia dalla pietà popolare, da quella che è la devozione dei nostri fedeli. Anche noi come ufficio catechistico quest'anno riprenderemo questo tema insieme ai catechisti e negli incontri di formazione approfondiremo un po' anche quale può essere il contributo che loro come catechisti possono dare per costruire una devozione sana, una devozione equilibrata che conduca a vivere pienamente poi all'interno della parrocchia, a guidare anche le famiglie che si avvicinano alle comunità proprio grazie ai loro figli e per costruire soprattutto una catechesi degli adulti più matura, in grado di rispondere anche a questo invito che ieri ci è stato rivolto. La gioia di essere sposi. Molte coppie di fidanzati e di sposi hanno partecipato all'incontro Festa di Famiglia, aperto dalla relazione di Costanza Mariano, giornalista e scrittrice, sul tema La bellezza del matrimonio come sacramento. Sono seguiti il forum con la relatrice, che è stato moderato da Suor Rosa Magas, e l'intervento dei coniugi Cristina Righi e Giorgio Epicoco, medico responsabile del reparto di ostetricia dell'ospedale di Perugia, sul tema la sponsalità come missione nella Chiesa, essere mandati. In questo pomeriggio dedicato al sacramento del matrimonio, in effetti si conclude per il nostro ufficio il secondo anno dedicato alla liturgia, in modo particolare ai sacramenti. Ci prepariamo ormai ai sacramentali. Un momento molto bello, non poteva mancare, in questo giorno della Santissima Trinità. Ringrazio la commissione, presieduta da Suor Rosa, che ha lavorato per organizzare questo pomeriggio, la pastorale familiare, le famiglie del Vangelo. È sempre una gioia poter raccontare la nostra storia, la nostra testimonianza per portare e trasmettere questa gioia a tantissime famiglie. Noi abbiamo il nostro slogan che il primo figlio generato dalla coppia è il noi e infatti lo abbiamo anche scritto nel nostro libro che si intitola Noi, storia di una chiesa domestica. E se possiamo annunciare questo è proprio perché siamo una coppia risorta, una coppia salvata che può portare questa speranza a tantissime altre coppie. Sì, sentiamo veramente urgente questa necessità di trasmettere la gioia di essere noi, la gioia di essere una coppia, la gioia di essere una famiglia nel Signore, perché vediamo che l'opera del maligno si concentra proprio sulla distruzione della famiglia, che è la mattonella che sostiene completamente sia la Chiesa, ma più in generale tutta la società. Pellegrinaggio a Loreto.
A conclusione degli incontri formativi per catechisti ed operatori della catechesi e dell'evangelizzazione promossi dall'Ufficio Catechistico Diocesano, i partecipanti, accompagnati da Don Alessandro Picchiarelli, hanno vissuto nella Basilica della Santa Casa di Loreto una giornata di intensa spiritualità, arricchita dalla catechesi di Don Luigi Maria Epicoco. Tutto lui non è stato raggiunto da questo annuncio. Essere catechizzati significa capire che il Signore non ci chiede di fare qualcosa, innanzitutto, ci chiede di ricevere qualcosa. Impedisce l'amore, perché l'amore è possibile solo a patto che tu l'hai fatto esperienza per primo. Non siamo stati noi ad amare Dio per primo, ma è Lui che ha amato per primo noi, ci ricorda la parola di Dio. Ecco allora perché quando parliamo di essere catechizzati, di essere evangelizzati, non stiamo parlando di una sorta di indottrinamento, cioè di qualcuno che ci spiega delle cose o che ci inculca delle idee, ma stiamo parlando di un'esperienza straordinaria che è l'esperienza dell'amore. Corso formativo per manutentori del verde. È iniziato la scorsa settimana, presso i locali e gli spazi messi a disposizione dall'Istituto Serafico, il corso, che terminerà con il rilascio della qualifica professionale di manutentore del verde, organizzato dalla Caritas diocesana, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Commissione per i Problemi Sociali e il Lavoro e il progetto Policoro. Giornata diocesana dei GREST. Fare rete tra le realtà oratoriali della diocesi è l'obiettivo della giornata diocesana dei GREST, organizzata dall'Ufficio di Pastorale Giovanile diocesano in collaborazione con gli oratori diocesani, che si terrà giovedì mattina 27 giugno ad Assisi sul tema del sogno sulle orme del venerabile Carlo Acutis. Saranno circa 1000 i bambini che, accompagnati dagli operatori e animatori che li hanno seguiti nei corsi estivi, convergeranno nella città serafica su alcuni punti di partenza. Dopo aver attraversato la città, giungeranno insieme in Piazza del Comune, formando un unico corteo che raggiungerà la cattedrale di San Rufino, dove costruiranno un cartellone, frutto del lavoro svolto durante il GREST, su alcuni temi che collegano la vita del venerabile Carlo Acutis con la storia di Peter Pan, che guida le giornate estive con i bambini in tutti gli oratori coinvolti. Al termine dell'incontro seguirà la recita di una preghiera comune e un canto. Vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo al prossimo videogiornale.